felice mia sorte o dolorosa sorte o tenebroso giorno. Castello di Gesualdo, il suo castello, la sua fortezza incredibile abita sui sassi dell'Empinia. Cosa significa bagascia? Prostituta, troia, puttana, baldracca, battone. Il duca d'Andria era tutto insanguinato e ferito di più ferito e di un'archibugiata al braccio sinistro che gli passava il cubito dall'una parte all'altra e passava ancora il petto. Capo di imputazione nei confronti di Carlo Gesualdo, il principe di Venosa, in contumacia, imputati del duplice omicidio volontario in danno di Maria d'Avalos, consorte del primo, e di Fabrizio Carafa, duca d'Andria. Capitolo quarto, dove scoppia libidine e passione, dolcezza e amore. Carlo Gesualdo è un pianeta senza satelliti, un musicista senza padri e senza figli nella storia della musica. E nella medesima camera, dentro al letto, si è trovata morta la suddetta donna Maria d'Avalos, la quale stava in camicia piena di sangue, teneva tagliati dei cannarini, una ferita in testa dalla parte della tempia dritta, una pugnalata in faccia e più pugnalate sulla mano e braccio dritto e nel petto. Gran sposalizio d'affari. Gesualdo parte dal suo castello e arriva a Ferrara con un mirabile pompa di scudieri e di seguito. Scrissi agli giorni passati il gravissimo male del mio dolcissimo Alfonsino. Ma Carlo più di onore degli affari interessa la musica, il gran concerto delle dame ferraresi. Don Alfonso mio, dopo essere stato travagliato d'una gravissima infermità, il signor Dio l'ha voluto con sé. Chi perde il suo caro consorte è forza che resti sconsolatissimo e t'afflittissimo. Capitolo dodicesimo, dove il sacro prende il posto del soave dolore dell'umano e il lutto colpisce la corte di Gesualdo. Carlo fu anche assalito ed offeso da una moltitudine di demoni, i quali non lo fecero per molti giorni mai quietare, se non dopo che 10 o 12 giovani non lo caricavano, ed ei sorrideva, 3 volte al giorno di asprissime battiture.